Allora ragazzi, bentornati su Flatland Prologue. Questo è un episodio extra dove andremo a prendere il platino. Come si fa? Abbiamo già preso tutti i trofei relativi ad aver finito i 10 livelli di gioco ed anche quelli per aver preso i 10 cubi giganti messi nei vari livelli di gioco. Ce n'è anche uno nascosto alla fine, cioè uno che non era nascosto, era il Master Cube alla fine, abbiamo preso anche quello. Mancano solo i trofei relativi a prendere tutte le monete. Devo prendere 500 monete senza morire, il che detto così sembra difficilissimo, ma in realtà c'è un trucco. Se noi torniamo al livello 1, eccolo qua, c'è un trucchetto per farlo, perché tu devi semplicemente il conteggio delle monete, che vedrete adesso, siamo a 3 monete, e il conteggio delle monete si resetta quando noi moriamo, ovviamente, quindi devo stare attento a non morire, ovviamente, ma il conteggio si resetta anche quando noi passiamo di livello. Quindi raccogliere 500 monete nello stesso livello è un po' difficile senza morire anche. Magari nei livelli finali ci sono 500 monete, ma te devi fare tutto il livello senza morire, che è quasi impossibile perché gli ultimi livelli sono veramente difficili. Allora come facciamo? Semplicemente c'è un trucchetto, perché le monete si resettano se tu muori o passi livello, ma non si resettano se tu premi il restart. Quindi dobbiamo semplicemente raccogliere quante più monete possibili prima di arrivare alla fine del livello. Qua devo stare attento pure a non morire, eh. Ok, siamo a 41. E poi, prima di raggiungere la fine del livello, basta che premo il restart e il conteggio di monete non si resetterà. Però devo stare molto attento a non morire, sennò è tutto vano. Guardate là che c'è, c'è un mega cubo. Ok. Ok, ma non devo andare al cubo che finisce lì. Vediamo se ci sono altre monete qua, no. Adesso io metto pausa e faccio restart level. Riparto dal checkpoint e se voi ci fate caso le monete sono adesso 97, vedete che non si sono resettate. Ho preso 100 monete e adesso dovrebbe apparire, ecco qua, mi è apparso un trofeo Coin Collector Volume 1, Level 1, per aver preso 100 monete. Mo devo riuscire a prenderne altre 100. È difficile perché devi cercare di non colpire mai le punte, se no tocca rifare tutto da capo. Ok, siamo a 148, 149, 150 e la gallina canta. E andiamo a ripartire il livello. Vediamo un po' quanti stiamo. Siamo a 180 monete, ottimo. Volendo potrei anche tornare un pochino indietro. Vediamo qua se ci sono monete facili. Sì. Finché ci sono monete facili io le dico. Attenzione che qui c'è una lama. Sotto non ci vado, torniamo su. Coin Collector 2, ho preso 200 monete e oltre. Quanto stiamo? 205. Se vado su quelle punte veramente mi incazzo, eh. Siamo a
metà strada, dai, 244. Ok, questa puntata spero che sia breve, perché se è breve vuol dire che non ho fatto errori. Se vedete che è lungo il minutaggio vuol dire che ho fatto qualche brutto errore che non vorrei fare, francamente. Ok, vai su restart level e siamo a 273 monete. Qua attenzione che qui c'è la lama fra poco, eh? Qua. Eccola. Vai, corri. Ok, 300 monete superate, mi ha dato un altro trofeo a coin collector livello 3. Ma scusate se mo ogni tanto mi prendo una piccola pausa, però devo stare attentissimo a non sbagliare mai, sennò bisogna ricominciare. Se sbagli devi ricominciare tutto da capo a riprendere 500 monete da zero. Quindi non vorrei far errore, non portatemi sfortuna. Non tiratemela, non gufate. Siamo quasi a 3,50, eh? Vai, restart level. Quanto stiamo? 384, dai che manca poco. Io qua andrei forse sul sicuro e non la prenderei quella roba là, però vabbè, se ci vogliamo sbrigare lo devo fare. Allora, Jellyfish Party, altra musica. Siamo a 4... Oh! Livello 4, quindi ho superato le 400 monete prese. C'è un sound molto 64ista sta... traccia, eh? 430 monete, dai. La musica di sotto, il tappeto di sottofondo somiglia tanto a una musica della Ocean, tipo un gioco di Rambo, mi pare. Gli high score di Rambo First Blood Part 2. Era, mi pare che l'aveva fatta Matthew Cannon quella musica. Restart level, vediamo quanto stiamo. No, era Rambo 3, era Rambo 3. Gli X-Core di Rambo 3. Siamo a 4,57, dai che ci siamo quasi, eh. 4,63. Dai. 4,77, dai su ragazzi, ci siamo quasi. Platino arrivo. Se sbaglio qua mi meno da solo. La moppe, andate tranquilli, quelle là sopra non le prendo, che non voglio sbagliare. Ce l'ho fatta. Coin collector level insane, livello folle di collezionista monete. Ma ho sbloccato il trofeo di platino, ragazzi, il platino. Abbiamo sbloccato il platino, non ci posso credere. Sono contentissimo, ci siamo beccati questo platino facile al costo di 30 centesimi circa, quanto ho pagato sto gioco. Platino facile, vai col tango. Abbiamo finito questa serie. Questo era l'episodio extra breve per prenderci il platino. Se volete porterò più avanti la serie di Flatland volume 1, che credo sia più difficile di questa, eh. Per questa volta è tutto, ciao ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio di Continue. Che gioco porterò non lo so, più avanti se volete porto anche Flatland volume 1. Ciao ragazzi, alla prossima!